Conosciamo molto bene questa parola che ci è stata offerta in questa celebrazione. Ci riporta certamente all'esperienza pasquale, ma si colloca nel nostro cammino con il linguaggio iconico. Ci indica una modalità, il cammino e la strada. Ci delinea dei tipi, persone che sono informate fino a un certo punto e sono soprattutto deluse di quello che sanno e di quello che sarebbe dovuto accadere, ma secondo loro non è avvenuto. Rientrano alle loro occupazioni ordinarie. È finito tutto. Si è infranto un sogno. Meglio non pensarci più. E in questo loro ritorno mesto, triste, in questo tornare indietro, mettendo tra parentesi quella che era stata l'esperienza trasognante dell'incontro con il Signore, della sua sequela, in questo tornare indietro c'è un rifiuto, un rinnegamento di tutto ciò che era successo, perché non si era adempiuto ciò che era stato promesso. E in questo cammino, in questo ritorno rassegnato, passivo, c'è un incontro imprevisto. E la liturgia di questa sera di incontri imprevisti ce ne ha segnalato almeno due. Quello molto dinamico della prima lettura dal Libro degli Atti, così vivace, così coinvolgente, e quello del Vangelo. C'è l'incontro con uno sconosciuto, al quale si dà confidenza, e che è un po' intrigante, perché vuole entrare nella vita di queste due persone e scandaglia un po' attraverso il loro volto qual è il sentimento profondo del loro spirito. Di che parlate? Che cos'è che vi angustia se il vostro volto è così impenetrabilmente sofferto e sofferente anche? È un rinvio alla cronaca, ma è anche un invito alla rilettura. Quello che avevano vissuto, di quello che avevano vissuto, di cui erano stati testimoni, non avevano capito nulla. La loro esperienza era stata un'esperienza molto passiva. Erano stati uditori di parole, avevano visto gesti e segni, ma non erano diventati esperienza diretta della loro vita. Si erano illusi, erano andati avanti così, in maniera quasi insensibile, sperando che prima o poi succedesse qualcosa. Ma questo qualcosa effettivamente era successo, ma con esito fallimentare, perché tutto quello che era stato promesso non si era realizzato. Al terzo giorno sarebbero dovuto accadere certe cose, ma abbiamo solo notizie riferite da voci di donne, voci soltanto, nulla di concreto, nessun riscontro a queste voci. Eppure c'era un segno, il sepolcro vuoto, non l'hanno visto, hanno detto che è risorto. E in questo cammino c'è a un certo momento la presa di coscienza che qualcosa non ha funzionato, perché non avevano tenuto presente, non avevano riscoperto il progetto di Dio. Cominciò a spiegare loro attraverso Mosè e i profeti che tutto quello che era accaduto doveva avvenire. E quindi quello che sarebbe stato successivo
sarebbe accaduto ugualmente, perché Dio non può mentire. Sembra che tutto finisca lì. Non rimangono molto persuasi. Scatta in loro semplicemente un sentimento di solidarietà, di attenzione. Dove vuoi andare? A quest'ora? Fermati qui con noi. Non è il caso di proseguire il cammino. Sembra tutto affidato a circostanze estrinseche. Eppure è lì il segreto. Lì si nasconde la scintilla del sogno. Perché lo riconobbero non dalle parole, ma dallo spezzare il pane, dal gesto. Avevano camminato insieme e quel cammino poteva essere ritenuto un cammino inutile, perché alla fine quell'ignoto accompagnatore non aveva raggiunto per niente lo scopo. Avevano confrontato punti di vista diversi, ma il momento cruciale è quando, senza che questo avesse un nesso preciso con quello che era accaduto, di fronte alla memoria di qualcosa che avevano visto, tutto acquista un senso e un significato. Noi stiamo intraprendendo un'esperienza, l'esperienza del percorso sinodale, e siamo un po' come i due di Emmaus. Sappiamo e non sappiamo, siamo convinti o siamo scettici, attendiamo indicazioni e intanto siamo incerti. Comunque partiamo. C'è tanto di ignoto davanti a noi e di fronte all'ignoto c'è sempre un atteggiamento di difesa e di paura. E qui torna il discorso di Pietro e di Cornelio. Pietro è attaccato fortemente a ciò che aveva sempre accettato e in cui aveva sempre creduto e che sempre era stata la guida della sua vita, la Torah, la vecchia legge. Gli viene presentato qualcosa di inedito e Pietro si ribella. Non è possibile. Anche se una voce che viene dall'alto, io non posso mangiare animali impuri. E la voce che viene dall'alto lo richiama: stai attento, mettiti dalla parte di Dio, lascia stare per un momento quella che è stata la prescrizione della legge. Ci sono già elementi nuovi, c'è qualcosa che sta cambiando sotto i tuoi occhi. Apri bene la mente e ascolta lo Spirito. E da due punti diversi si muovono persone. E Pietro a un certo momento, egli pure, va incontro a questo pagano. Guardate questi soldati che fanno bella figura nei Vangeli e negli Atti, il centurione al Calvario e il culmine del Vangelo di Marco, la professione di fede. Vedendolo morire, il centurione non poté fare a meno di dire: veramente costui era figlio di Dio. Tutti quelli che conoscevano la legge e i profeti di tutto questo non erano stati minimamente scalfiti. Il pagano, di fronte a quella morte, riconosce il dito di Dio, riconosce in quell'uomo il figlio di Dio. Il centurione Cornelio è un uomo giusto, è un pagano, è un timorato di Dio, fa l'elemosina, prega. Non è al corrente delle dottrine, ma vive e pone segni che esprimono concretamente la sua scelta per Dio e per l'uomo, mai scelte scindibili. Guai a separare l'uomo da Dio o Dio dall'uomo, preghiera ed elemosina, culto e carità. Manca solo l'annuncio, e l'annuncio deve darlo Pietro. E Pietro è violentato da questa voce. Pietro resiste, non vuole cedere all'emozione, non vuole il nuovo per il nuovo, non vuole abbandonare il certo per il probabile, però si lascia guidare dallo Spirito.
E quando le due visioni confrontate danno lo stesso messaggio, Pietro si piega, riconosce il dito di Dio. E riconosce l'azione dello Spirito. In uno che non crede, lo Spirito che opera e si manifesta in un pagano che vive una sua religiosità naturale, senza nessun anelito, senza nessuna esperienza di trascendente, ma in quella sua religiosità naturale è aperto al messaggio della rivelazione. Se hanno ricevuto lo Spirito Santo, è tutto capovolto, non prima il battesimo e poi lo Spirito Santo. Se hanno ricevuto lo Spirito Santo, cosa impedisce che si apra loro la porta del regno di Dio attraverso l'acqua del battesimo? I processi di Dio sono assolutamente imprevedibili. E non sono legati ai nostri procedimenti umani, neanche a quelli teologici e liturgici. E questo è il tempo che stiamo accingendoci a vivere, il tempo nel quale Dio vuole sconvolgere tutte le nostre certezze, in cui vuole farci mutare tutte le nostre abitudini, in cui vuole farci dire: dobbiamo ricominciare da capo. Non dobbiamo guardare la Chiesa, non dobbiamo identificare la Chiesa con dei ruoli. Dobbiamo sentire questa autocoscienza di appartenenza. La Chiesa siamo noi, la Chiesa non sono io vescovo. La Chiesa non è il presbiterio di questa Chiesa che qui è presente questa sera. La Chiesa non siete soltanto voi, la Chiesa è il popolo di Dio, investito e consacrato dal dono dello Spirito. E a questo popolo tendono tutti coloro che hanno un minimo di atteggiamento di apertura verso tutto ciò che è buono e giusto. Ed ecco allora che il tempo del percorso sinodale è un tempo di apertura, è un tempo di leggerezza dello Spirito. È un tempo di liberazione da tutte le incrostazioni che ci imprigionano e che ci fanno ignorare e nascondere l'azione profonda dello Spirito. E nella allocuzione di Pietro c'è una parola di cui dobbiamo riappropriarci. Come discepoli del Signore noi siamo testimoni di ciò che Egli è, di ciò che Egli ha compiuto, testimoni della sua vita, della sua morte e della sua risurrezione. Dobbiamo essere annunciatori e dobbiamo essere coloro che asseriscono con la vita e con le parole che Gesù è il Signore. E dobbiamo farlo attraverso tutte quelle modalità che restituiscono a ogni battezzato il suo protagonismo ecclesiale. È tempo di finirla, di delegare a uno o a pochi quella che può essere l'esperienza e la gestione della Chiesa. Dobbiamo tutti riconoscere che lo Spirito parla attraverso la voce e la bocca di tutti, anche dei più piccoli, dei più umili, degli esclusi. È il tempo in cui quelli che sono i consigli di partecipazione a livello diocesano e a livello parrocchiale finalmente siano quello che devono essere. Non si può più tollerare che ci siano parrocchie che non hanno il consiglio pastorale parrocchiale. Non è più ammissibile che ci siano parrocchie nelle quali non ci sia il consiglio per gli affari economici. Non è più pensabile che il consiglio presbiterale o il consiglio pastorale diocesano siano organismi che non hanno una voce, che non siano in ascolto dello Spirito, che non siano capaci di esprimere il consenso di una Chiesa che crede, che spera, che ama, che annuncia il Signore Gesù e lo testimonia in opere e in parole. Sono tre le parole che il Papa ha indicato per questa esperienza sinodale che parte dal basso, cioè parte dalla nostra consultazione e dalla nostra soggettualità protagonista. Comunione, partecipazione, missione.
che le differenze non siano divisorie, ma siano ricchezze. Che la comunione sia una comunione vera, che sia fondata sull'unica fede. Tutto quello che è apparato esteriore, tutto quello che è frutto anche delle esperienze del tempo, tutto quello che è affidato a strutture piccole o grandi, è relativo a comunione e comunione trinitaria ed è relazione interpersonale che nasce e si fonda sulla relazione trinitaria. Comunione e partecipazione, che nessuno si senta escluso, che nessuno si senta dispensato, che nessuno venga messo alla porta. La Chiesa è di tutti ed è una Chiesa dalle porte spalancate, che accoglie ma che va a cercare. Pietro va incontro al centurione che lo aveva interpellato attraverso uomini giusti. Comunione, partecipazione, missione. Nessuno di noi ha ricevuto come tesoro geloso o eredità esclusiva il dono di grazia che ci è stato conferito e che ci è stato consegnato nei sacramenti dell'iniziazione cristiana e negli altri sacramenti che hanno consacrato la nostra vita. Diceva il Vangelo di oggi: non sono venuto per farmi servire, ma per servire e dare la vita. Chi vuole essere il primo si metta all'ultimo posto, chi vuole comandare diventi servo. Se non assumiamo questa logica, che è la logica dell'incarnazione, se non assumiamo il pensiero del Signore Gesù, se non cresciamo nella misura e nella dimensione che Egli è, non saremo mai la sua Chiesa. Ci illuderemo, porteremo avanti schemi, idee, ideologie, ma non potremo mai proclamarci con verità: noi siamo di Cristo, per me vivere è Cristo. Ed è questo il senso ultimo di questa esperienza. E allora sentiamo profonda la comunione tra le chiese. È bello sentire che oggi c'è un palpito unico ai quattro angoli della terra nelle 24 ore, visto che il sole sorge e tramonta diversamente nei diversi continenti. Sentiamo forte questa comunione e questa appartenenza e predichiamo con la vita la gioia di avere accolto il Signore e di credere in Lui. Il Papa dice: questo sinodo a tutti i livelli, a livello diocesano, a livello regionale, a livello nazionale e continentale, non è un'occasione o un luogo per preparare documenti, ma è il luogo nel quale coltivare il sogno di aderire con gioia al Signore Gesù e di comunicarlo agli altri dopo essercene profondamente innamorati.